Ciao a tutti. I brasiliani sono superstiziosi? Beh, a mio parere sì, diciamo un po' come lo siamo tutti. Poi dipende ovviamente da persona a persona. Io personalmente non sono affatto superstizioso. Non ho nessun problema a passare sotto una scala o fare cose di questo genere. Però molte persone appunto credono in queste cose. Quindi nel video di oggi appunto andremo a vedere quali superstizioni esistono in Brasile. C'è da dire che, come vedremo, molte di queste sono simili, oserei dire uguali a quelle che ci sono in Italia. Forse dovuto al fatto al tempo del colonialismo portoghese, non lo so, però effettivamente molte cose che esistono in Italia di superstizioni e cose di questo genere sono praticamente le stesse qua in Brasile. Alcune invece sono un pochino diverse, appunto andremo a vederle insieme. Quindi andiamo a fare subito una specie di carrellata veloce su tutte queste credenze popolari che esistono in questo paese. Allora, molti brasiliani pensano che versare il sale porti fortuna, però se ne butti immediatamente un po' sopra la spalla, questa negatività praticamente si inverte. Anche passare sotto una scala porta fortuna e molte persone cercano di evitarlo. Altra credenza popolare: rompere uno specchio porta 7 anni di guai. Alcuni invece sono più specifici, perché pensano che se accidentalmente uno dovesse rompere uno specchio, la vita amorosa sarà rovinata per sempre. Una credenza molto utile se funziona. Volete evitare scocciatori in casa? Beh, allora mettete una scopa dietro alla porta. È praticamente un dato di fatto che fiori e piante abbiano un ruolo particolare nella vita di tutti i giorni e anche in casa. Beh, allora sappiate che secondo i brasiliani tenere in casa una pianta di peperoncino e di sanseveria serve a scacciare l'invidia delle altre persone e le energie negative. Interessante. Questa mi sembra che non esista in Italia. Quando un brasiliano vede un'altra persona, magari con un orecchio un po' arrossato, pensa subito: qualcuno deve parlare male di te. Altra superstizione: se ti dovessero prudere le mani, vuol dire che ti arriverà del denaro in tasca molto presto. Speriamo. Beh, il quadrifoglio. Anche qua in Brasile il quadrifoglio porta fortuna. Per il semplice fatto che il quadrifoglio, come sappiamo, è tutto sommato difficile da trovare. Ora una credenza tipica brasiliana. Molte persone pensano che bere, mangiare, come potremmo dire, un mix di mango e latte possa uccidere. Sembra che questa credenza sia di origine coloniale, quando il latte era considerato qualcosa di raro più o meno, o comunque costoso. E quindi i padroni di questi schiavi poveretti di quel tempo cosa facevano? Dicevano appunto a queste persone, a queste povere persone, che mescolare questi due ingredienti avrebbe portato alla morte. Una credenza piuttosto strana, ma potremmo dire quale non è. Secondo alcune persone, le donne che hanno la sindrome premestruale non dovrebbero lavarsi i capelli. Perché? Perché appunto loro ritengono che lo shampoo rendesse ancora più forti, più accentuati i sintomi della sindrome premestruale. Battere nel legno per 3 volte. Sembra che sia una delle superstizioni più antiche del mondo e serve per scongiurare la negatività. Ma devo provare se funziona. Una superstizione tipica: il gatto nero porta fortuna. Qui purtroppo in Brasile, devo ammetterlo, questa credenza è molto popolare. E dico purtroppo perché a volte qui i gatti neri, specialmente venerdì 13, spariscono. Non si sa per quale motivo. Peccato. Una superstizione che non avevo mai sentito. Secondo alcune persone, se uno dovesse fare una boccaccia, una smorfia contro vento, rimarrebbe con il viso storto per sempre. Anche questa superstizione sinceramente non la conoscevo. Secondo alcuni brasiliani, tenere e mettere l'infradito, perché qua parliamo ovviamente di infradito, al rovescio significa che la madre morirà. Oh, che cosa triste.
altra credenza molto popolare. Molti pensano che esprimendo un desiderio, tagliando la prima fetta di torta del proprio compleanno, questo desiderio si avvererà. Non ho mai provato, ma vale la pena provarci. Due superstizioni molto comuni qua in Brasile, ma oserei dire, come ho detto, dappertutto. Esprimere un desiderio durante la prima stella della notte o durante le stelle cadenti, appunto, può avverarsi questo desiderio. E gettare una moneta in una fontana mentre si esprime un desiderio può portare fortuna e può fare in modo che questo desiderio si avveri. Qui in Brasile alcuni pensano che se dovessero entrare dentro casa delle farfalle o delle coccinelle vorrà dire che avrete fortuna. Sognare di estrarre un dente vorrà dire che qualcuno in famiglia morirà. Oh, che brutta cosa. Adesso una credenza, una superstizione, anche questa tipica brasiliana. In Italia si dice che durante il Capodanno sarebbe meglio indossare qualcosa di rosso perché dicono che porti fortuna. Qui invece del rosso è il bianco, quindi indossare abiti bianchi, saltare sette onde e mangiare lenticchie alla vigilia di Capodanno, come ho detto, sembra che porti molta fortuna per l'anno che verrà. Altra raccomandazione che danno, non aprire mai l'ombrello in casa, perché dicono che questo porti fortuna. Poi qui vi danno un consiglio, non volete sposarvi? Beh, allora chiedete a qualcuno di spazzarvi il piede. Qui invece una credenza un po' strana. Allora, secondo appunto questa credenza, secondo alcuni brasiliani, bere il caffè al sole, oppure camminare sul pavimento freddo dopo la doccia, può fare in modo che la bocca si storti. Cosa strana. Ma non è l'unica cosa strana. Allora, secondo punto, un'altra credenza, tagliarsi le unghie di notte farà in modo che quando i tuoi genitori moriranno tu sarai distante e non potrai stare vicino a loro. E per ultimo, diciamo più che altro un consiglio. Non so in Italia, ma qui a volte capita di trovare due banane, come dire, insieme, attaccate insieme. Beh, non mangiatele, a meno che voi non vogliate avere dei gemelli. Bene, questo era il video di oggi. Oggi ho voluto fare un video appunto semplice, un po' divertente, visto che gli ultimi due sono stati un po' seri, diciamo così. Come abbiamo visto appunto, molte di queste credenze, molte di queste superstizioni sono praticamente le stesse che abbiamo in Italia. Alcune invece sono un po' particolari perché perlomeno io non le conoscevo e sembra che esistono solamente qua in Brasile. Quindi buon, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, vi sia interessato e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!